La runa di Tyr, eccola. Siamo dentro. Ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. Fratellino. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché il suolo è sul soffitto? Che storia. Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Lassù, Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotunheim. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. C'è lì dietro. La runa nera. Nada. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Fico. Qua dove ci va, eh? Il giro. Ah, ok. Wow, questi chi sono? Giganti? Bello. Tutto quanto molto bello. Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Che pessimi! Si muove! Cosa si muove? Tutto qua! Che cavolo! Straordinario! La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse,
Possiamo capovolgere il tempio. E vai! Ora che si fa? Dice vuoto. Sinistro. Vai, legge. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Oter. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. La logica è ineccepibile. Sa che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni? Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Non guarda. Figliolo? Guarda qui, un altro. Dice che si chiama Bergelmir. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro secondo le leggende. Minchia, solo uno me ne manca. Porca puttana. Un esercito di statue. Non credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati delle statue. Gli dei lo benedicano, ma quel figlio di buona donna faceva sul serio. Altre trappole mortali. Wow! E di qua? Anche di qua. Ah, un altro tipo. Variare è importante. Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portare? Perdere questo? No. Te la stai godendo, è vero? Ah, ok. Quella ci passa. Davanti di là. Facciamo che le allineo tutte così. Ok. Allineati. Ok. Allineati. Ok. Che palle sta trappola. Allineati. Quanto odio questa parte. Giusto. Che devo correre come un animale qua. Ah. Ancora i trappoloni. Questo... Ah, è una di quelle bestiazze.
Allora. La Madonna. No. E tu vai lì. Se tu vai di là. Ah. What is this? Mossa di Iperione. Sì, danneggia i nemici vicini, ma... Boh, vadrà... Vedrò. Ok. Ah, perché si è bloccato? Devo rimetterli dentro. Tu vai lì. E tu vai lì. Ah, ok, questo lo stacco quando è così. No! Dai, rompi palle! Bene. Là. La catena, ci siamo! Fai quello che devi, fratello. Tu spiez la catena, però prima leggi qua. Finché gli dei rabboniranno. Siamo freschi. Ma aspettano solo noi. Cos'è tutta sta vita? Già immagino. Forse una runa. No, una runa, un Nifolheim. Ora possiamo decifrare le sì! Linee di Nifolheim. E c'è anche una runa del viaggio. Vuoi partire? No, no, lascia stare, vuoi partire. Devo finire codesta cosa prima. Esagerato. Adesso immagino. Oh, guarda. Ok, andiamo. Brucia! No. Ah, che palle, pure tu! Andiamo.
Aia, come ha fatto a prendere più? Noi facciamo un altro giretto. Opla! Qualcun altro? No! Così impari. No! Non lo so. Vorrei sapere perché è spuntato fuori sto coso. Basta? Aspetta. C'è altro. Andiamo. Sì, certo. Ah, i lupetti! Di morire quando a terra. Vieni, ora c'è l'altra catena. Avevo preso tutto. Boh, ma con indicatore di appunti. Ok. Oh, guarda, allineate perfettamente. C'è altro da prendere? Questo macello? Ah, le trappole di là. Orbene! Viene su quella lì e quella lì viene giù. Perché dovrei bloccarla giù? Per quale motivo? Ah, ok. Ma no, si blocca giù così. No, non serve bloccarlo. Via. Velo. Allora, perché c'è un coso stregoide qua? Perché dopo arrivano pure le streghe. Vabbè, apriamo questo. Io volevo aprire. Vabbè. Bracciaio del serpente del mondo. Armatura d'attacco. Ah, vabbè, però. Non arriva più di 5 più. Quindi. 9. Atreus, da me. Ok, arrivo. Lì c'è un alberello, per quale motivo? Proviamo. No, non esplode.
perché devo far esplodere? Vabbè. Aspetta, perché si incastra a metà? Cos'è che impedisce il movimento? Ovviamente c'entra con l'albero, ma forse... Oh. Ah, era... Quindi passo di lì. Ah, lo faccio da sopra. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ma porca puttana. Aspetta, aspetta. Aspiet! No, non è questo, è questo. Trauma! Oh, trauma! Non lo so qua. Questo va giù, quello va giù e viene su questo. Ah, devo subito saltare da là. No. Porca puttana! Che cazzo devo fare? Mo' vado su qua. Questo va giù, vado subito qua. E vado da qua. Ma dai! E non riesco a vedere il timing, porca puttana! Che cazzo devo fare? Porca puttana, non mi fa vedere... Via qua. No, ho sbagliato, Cristo. Eh sì, corri, ho capito, ma... Sti cazzi. Dai! Porca troia! Incredibile! Non ne ho mai dubitato. Vero? Leggi la scritta qua, voilà. Lasciali in pace. Direi che non si riferisce a noi. Ah, comunque ho preso il coso di Niflheim. Posso andare a Niflheim adesso. What is this? Simbolo della ricompensa. Vabbè. Contento tu. Questo dovrà averlo completato tutto. Yes. Vai, apri. No! Embe? Cazzo, due. Che trimoni. No. No, guarda, uso. Porca puttana. Aia. Oh, non va il L1, porca madonna. Padre, occhio. Ora cosa faccio adesso? Vaffanculo. No. Prima io. Ma vai a cagare, va. No. Dai,
Dai, però se ti prende una volta non puoi più pararti, Dio. Dai, fallo di nuovo. No. Non puoi pararti. No. Ah, questo ok. L'ho sentito anch'io. Ma vai a cagare. Dai, sto parando però, madonna stronza. Vai a fanculo, va. Ma Cristo di Dio. Dai. Dai. Ah, è imparabile. Vaffanculo. Sto sbagliando. Mamma mia. Cos'è? Chi è? Che cazzo c'è ancora? What? Ah, è di là. Ma vai a cagare. Ucciso un altro. Aia. Dai. No! Fuori uno. Ma mettiti bene però. Vacca chierva. C'è? Sì, le uso, Trimone, le uso. È che volevo fare un po' il tecnico, ma non è riuscito un cazzo. Vaffanculo, va. Abbiamo finito. Non mica tanto. Sono un po' malinuso. Effettivamente non ci avevo mai pensato di scambiare quelle dell'ascia con quelle. Quelle dell'ascia con quelle delle spade. Però vabbè. Un po' di tecnicismi. Attento a destra. No. È un attimo. Ma porca. Con questi non posso usare le abilità runiche. Dai, cazzo. Ancora. Adesso. Merda, tra il fuoco e sti cazzi, vabbè, vaffanculo. Attenzione! Tutte le han parate sti schifosi. Oh. Vabbè, tu sei fatto. Dai. Va bene? Sì. Sì. Va bene così, tramao? Sì. Siete contenti? Meglio smettere di dire capovolgiamo il tempio, lo fa sembrare una cosa normale. Vabbè. Certo. Allora. Grazie, mi serviva. Perché il marmocchio è ancora là?
occhio, dai. Ah! E mo che già fa? Vabbè. Andiamo. So cosa vi ho promesso, ma se non dovesse funzionare, ricordate, Tyr aveva un buon motivo per creare questi ostacoli. Tenne Jotunheim fuori dalla portata di Odino, ma il mondo non è in pace. No, ma c'è speranza. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di Tyr. Siamo sul cammino di tira l'acqua. Usa le gambe, fratello. Lui la fai a cagare, due le gambe. Dai, su. La Madonna. E se adesso torna indietro? Bruta sarà la risposta a tutto. Sarò lieto di stare dalla tua parte, fratello. E poi non siamo morti, il che non è male. Là, a sinistra. Penso che da lì potremmo arrivare alla stanza del viaggio tra i regni. No, lo davvero? Vedi? Nessuno può farcela da solo. Gli ostacoli sono delle prove per verificare che noi siamo in grado di batterli. Saremo anche in disaccordo, io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di Tyr. Ecco perché ce la faremo fino a Jotunheim. Ma... Hai sentito? Il ragazzo ha trovato il suo equilibrio. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Devo sentirti così. Tiene un oggetto misterioso di Tyr. Ah, sapevo che il tempio andava capovolto. Guarda, quell'albero è testa in giù. O siamo noi? Non lo so più. LOL. Sì, effettivamente non ci ho capito un cazzo neanch'io. Gli ho fatto fare il giro. Boh. What is this? Marmocchio! Dai! Ragazzo, il tuo pugnale. Pugnala con la mia. Prego. Dove va? Allora, che cosa abbiamo? Boh. Una specie di pietra del viaggio. Fammela vedere. Per la grande Audumbla, questa è la pietra dell'unità. E quindi... La conosci? Non ero sicuro che esistesse. Se Tyr la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. La conservava nel pannello rubato da Odino. Sì. Sì, è così, ho capito adesso. Ritraeva Tyr che camminava nel regno tra i regni. Sai che non si deve deviare dalla retta via? Beh, Tyr seguiva sempre una strada tutta sua, se capisci che intendo. Il regno tra i regni. Ho già capito. Devo andare nell'albero e buttarmi di sotto. Secondo te l'altare raffigurava Tyr che scendeva da un ramo dell'albero del mondo? E pensi che allo stesso modo potremmo raggiungere il sentiero per Jotunheim? Sì. Oh, cioè, adesso era di nuovo questo a posto? Che avevi in mente, vero? Allora, lui vuole che vado, esatto, all'alberello. Però io vorrei andare a fare un giretto prima. Vediamo. No, aspetta.
Perché quell'espressione da rincitrulliti? Andate! Ma non romper le balle, che devo vedere un po' la roba qua. Sempre schifo. Pomo. Posso fare un cazzo. Allora. Scene ricadute, zolfo fumante. Non ho un cazzo. 4 su 30, 0 di 18. Io sono già il 6. Ah, c'ho questo che... Ah, sì, però aspetta. Aspetta, mi manca questa del viandante. Però non riesco mica a potenziarla. Che palle. Quanti mitici della potenza arcana, quanti mitici del vigore, quanti del vero guerriero. Io ce l'ho questa del viandante. Dai, perché non mi fai vedere quello che ho? Tornate presto con equipaggiato, porca puttana. Allora, pettorale del viandante. Cintura la battaglia del viandante, che è al massimo. Allora, fammi fare i cosi così prendo sì, anche si ragiona l'obiettivo. Del viandante. Questo eviterà che si facciano pezzi. Molto bene. Equipaggia, sono sceso di livello, però... maledetto! Porca puttana, ma dove cazzo lo trovo un altro viandante? Almeno posso... potenzio questo, che cazzo devo fare? Tanto la roba del viandante serve solo nel viandante. Siamo a posto, direi. Ridammi questi. Porca puttana. Questa ce l'ho già al massimo. Questa non riesco a potenziarla. Questa... ah, cos'era questa? Ops. C'avevo pure questa col tondo. Non so che cazzo fa. Ma mi sa che fa pure schifo. Vabbè. Ah, ok, è questa. LOL. Ma... vediamo. No, fammi andare prima. Allora, entrate o no? No, non per le palle. Voglio andare a fare un giretto. Bene. Io preferirei che per ora non ci buttassimo giù dall'albero del mondo. A tempo debito. Ah, davvero? Non ho abbastanza cosi per maxare il pettorale, Cristo iddio, se no l'avrei già fatto. No, non voglio andare a Vanai. O vado a Muspelheim e vado avanti. E Lime... dovrei andare a finire Lime. Eppure Alfheim dovrei andare a finire. No, non ce la faccio. Porco iddio. No, no, guarda. Ora sì che si ragiona. Ah sì, giusto. Aspetta però.
Allora, qua mi serve frammento di armature. Perché questi vogliono anche trofeo orrido di sto cazzo? Vabbè. Te. Fatto. Fanchiurlo. Questo non ce l'ho. Questo non ce l'ho. Vabbè. Tremeo. Questo non mi interessa. Questi... Boh, c'ho questo che è più sborone. Questo... Ok. Talismano. Cazzo, se riesco a liberare l'ultimo drago. Dove cazzo sarà l'ultimo drago? Vabbè, lo vedrò. Fate i bravi! Allora, andiamo a fare un giretto a Niflheim. Oppure provo ad andare a finire Lime. Sì, perché tanto è Lime. Allora, Alfheim manca dei forzieri leggendari. A Elheim manca un botto di roba. Provo ad andare a vedere. Sai perché non mi mette nemici di livello 80.000? Fammi vedere. Aspetta, Mimir, hai chiamato Brock e Sindri, i fratelli Ul. Già. Ma loro sono nani, non è così? Già. E gli Uldra sono spiriti dei boschi. Sì, bellissimi, ammalianti spiriti dei boschi. Allora perché chiami Brock e Sindri, i fratelli Uldra? Oh, beh, questa storia è del tutto inappropriata per orecchie giovani e innocenti come le tue. Come vuoi. Ma la romper le palle. Non ci allora. Credo, siamo tornati a Eli. Sì. Almeno non siamo dal lato del ponte in cui ci torturano le visioni. Fa così freddo che mi si congela la salita. Incubino. No, ho sbagliato tasto. Va bene così. Che spara. Oh! Porca puttana! Un attimo, cazzo, che non sono... in vena. Attento al ghiaccio! Oh, rompi palle! No. Minchia, che fastidio! Dietro di te, attento! Vabbè, mi avete rotto le palle! A un passo! Ma no! Incubo! Mamma, mamma, non ce la faccio stasera. È stato difficile. Proprio non ce la faccio. Ma difficile un cazzo, erano quattro sfigati del Meng. Allora, qua avevo preso tutto. Mi si può ruota. Ah!
dai, muori, Cristo! Puttana Evo. Allora, qua avevo preso, là avevo preso. Allora, quello lì non mi ricordo se l'ho preso o manca. Vabbè, dopo vedrò. Avevo preso. Ah, eccolo là. Allora, cominciamo. Marmocchius. E uno. Però non ci sia roba succosa. Segno segretato della determinazione. Vabbè. Buttalo giù. Ok. Ah. Poi. Cioè che stronzo. Ah, dovevamo mettere per forza questi. Guarda che bastardo. Evoca. Evoca una tempesta di ghiaccio che impedisce l'interruzione degli attacchi. Sti cazzi. L'unico difesa ricarica, questo solo difesa, vabbè. Poi là sotto non c'era altro, ma c'era di là. Là sopra. Eccolo là. Tanto quanto. Ah, pure i corvi, cazzo. Corvi, non ho visti altri o di corvi qua. Vediamo un poco. Allora, scendevo qua. Quello che c'era là l'avevo ucciso. No, ho sbagliato strada però. Non dovevo scendere qua. Si poteva salire lì perché. Perché si saliva qua sopra? Io buttavo giù la pietra, andava lì e mi arrampicavo là. Padre, sembra interessante. Cosa? C'è un cazzo, non c'è.
devo andare là sopra. Quello lì è quello che ho appena aperto. Ok. Di lì torno indietro, ma ho già preso tutto. Là sopra ci andavo, andando avanti. Quindi andavo di qua. Ok, si va su. Da sopra si andava dentro, no, di qua. Qua ci sono andato perché col marmocchio ho spaccato. Porca puttana. Qual era la via originale? Stronzo di gioco di merda che mi deve far tornare qua dopo. Io proprio non me le ricordo più le cose. No, fammi tornare qua. Bastardo infame. Allora, di qua torni giù di là. Quello lì non mi serve aprirlo. Torno di qua. Ah, ecco, vedi, io andavo avanti di qua. No, un cazzo. Allora, col gioco normale andavo avanti di lì, ok. Adesso però... vado di qua. Oh, ciao stronzo. Bella scoperta. 36 di 51. Prova completata. Cos'è prova completata da che... C'è una valchierezza, stronzezza. Oh, proviamo a farla, vaffanculo. Camera nascosta di Udino. Sempre se c'è una valchierezza. Che non è detto. Sì, c'è la valchierezza. Valchierezza? Vabbè, almeno mi sblocco anche. Perfetto. Ce ne sono altri. Bene. Me ne manca solo una. Dammi qua. Sentilo, un altro corvo. È fuori. Quindi quanto mi manca? Un artefatto. Altri due corvi. E boh. Boh, vuoi farti due risate? E fate due risate a me. Sono maxato? Non sono maxato, ma vabbè. Un'altra. Che dobbiamo fare?
Mi raccomando, fate attenzione. Dov'è lo stronzo? Ti sento. Dov'è? Dopo si aprono quelle porte lì. Vabbè, signorina. Che sta succedendo? Ha rotto. Preparati. No. Dai. Meno male che ho schivato. Cazzo, questa bastarda maledetta. Allora, fermi, fermi, resettiamo. Parte già male. Allora. Ma dai, stavo facendo il potere, cazzo! Bastarda di merda! No, ho sbagliato! Sì, si sta mettendo malissimo. Ma dai, ma ho schivato, sto cane! Ma vai a fanculo, va. Vengo da te. No, lascia perdere. Fatto veramente malissimo. Allora, siamo carichi, sì. I lupastri devo andare un po' più di shock. Devo cambiare questo. Che non mi piace. Ah, questo non è male, che fa un botto di danno. Questo bisogna puntare, non mi piace. Infligge danni da zero a tutti i nemici. Ah, questo lo lancia. Ma lo lancia? Sì che lo lancia. Carica dell'orso bianco. Però questo non fa un cazzo di danno. Anche questo non mi piace perché deve puntarlo. Questo stordisce e basta. No, farei questo. Se... c'è, c'è. Dimmi questo, va. Anche se 32 secondi... tra quelli, anche questo non è male, però ma perché non si sta caricando sta merda? Aspetta un attimo. Beh.
Boh. Allora. Mentre di qua... attacco turbinante. Questo qua... mono. Ah, questo ad aria, ad area. Mischia. Che però vabbè, alla fine è ad area. Si lascia dietro un piccolo incendio che infligge danni da fuoco ai nemici. Questo però è mirato su uno solo. Aumenta enormemente i danni da stordimento. Questo non fa un cazzo di danno. Esatto. Vai a provare la mossa di Iperione, va? Boh! Principessa? Cosa? Che sta succedendo? Prepara. Andiamo! Palle, questo rompe sempre i coglioni però di attacco. Bastarda di merda. Questo non è male. Però lancia. No, ho sbagliato. Non sto facendo un cazzo di danno. Beccati i lupastri. No, l'ho evitato! Bastarda del cazzo! Dai, che palle! Ma Dio bastardo. Fratello, no! Niente, quell'attacco lì è proprio inevitabile, cazzo. Io sarò anche underlivellato, vabbè. Ciao bastarda, ci rinuncio. Cazzo, c'avevo pur le vite qua dentro.
Ma dove cazzo è quel bastardo di corvo maledetto? Atreus, seguimi. Arrivo subito. Eccolo là, pezzo di fango. Allora, se si mette male, scappo qua dentro, prendo un po' di vite. Ok. Cosa? Che sta succedendo? Prepara. Attenzione! No, devo stare attento, devo stare attento. Ma sei una bastarda, però sto facendo la tecnica. Schifosa. Fratello un cazzo. Niente, fa troppo danno. Devo maxarmi l'armatura. Va bene, ci rinuncio, sorella. Hai vinto tu. Ora andiamo a finire qua Niflheim prima di tutto. Che poi che senso ha che mi dai l'armatura delle Valchirie alla fine, che sono in endgame, che sarà anche la più strafiga di tutte. Ma va a cagare, va. Ste robe mi stanno sul cazzo. Allora, il corvo l'ho preso. Manca un corvo. Ah, la Valchiria era da scoprire, ma vaffanculo. Quindi manca un corvo e un artefatto. Vallo a trovare tu, mo, il corvo che mancava. Serve tornare di là, giusto? Ma proviamo. Forse quella zona là è chiusa del tutto.
Io spero di non aver lasciato il corvo che c'era là. Perché sennò sono grandi cazzetti amari. D'altronde no. Non lo sento, non lo vedo, qua non c'è. Cioè io non posso più andare. Cos'è? Ah, la Valchiria. Bel problema. Vabbè, quando tornerò per la Valchiria. Cercherò anche l'ultimo. L'ultimo corvo. Giù di là. Vabbè che il corvo che c'era giù di là l'ho già distrutto. Ah, dovrei fare il giro. Sì, ok. Vabbè, ma non mi serve. Niente. Quindi manca un corvo. Ah, che gli artefatti. Vabbè, guarderò una guida. A meno che non è proprio qua all'inizio. Questo qua l'ho preso. Sì che l'ho preso, perché non c'è nessun altro. Sì, la voce ho preso. Non vedo corvi. Fino lì. Vabbè, vabbè, vabbè. Bene, ottimo. Qui abbiamo finito. Possiamo andarcene via? A casa, al caldo. Oh, che fastidioso. Mannamo un do cazzo te pare. Vuoi andare al caldo? Ti porto a Muspelheim. Per la cronaca, non voglio tornare mai più. Grazie. E invece ci torneremo almeno un'altra volta. Quindi, allora, mettetela via. O no? Vabbè, detto questo, posso chiudere qui. Intanto posso solo andare avanti con la storia. Bye bye.